calcio, perché la delusione c'è stata, anche importante, il Pescara è uscito dalla Coppa Italia con la sconfitta rimediata ad opera del Pineto. Per parlare di questo, più competente di me c'è Massimo Profeta. Allora, la delusione l'abbiamo vista, sì, assolutamente. Non so se la vuoi analizzare ancora, no, per fare del male oppure... No, direi intanto di fare i complimenti al Pineto, secondo me, Marina, sì, perché comunque ha vinto, ha espugnato l'Adriatico Giovanni Cornacchia 2-0, ricordiamo il verdetto finale, con organizzazione, senza magari rubare l'occhio, ma meritatamente accede al secondo turno di Coppa Italia. Vediamo la notizia appunto della partita col Perugia. Non si giocherà a Perugia come era stato stabilito inizialmente, ma il Perugia ha chiesto l'inversione del campo, quindi si giocherà a Pineto domenica prossima alle 20, quindi domenica 18 agosto, secondo turno di Coppa Italia, Pineto Perugia alle ore 20, gara eliminazione diretta, in caso di parità al 90esimo supplementari eventuali calci di rigore. Stiamo vedendo proprio l'articolo che abbiamo scritto oggi sul nostro sito, subito fuori dalla Coppa, il Pescara a primi fischi, ma non tutti i mali vengono per nuocere a nostro avviso, perché a questo punto, insomma, meglio adesso, no? Una, non dico una figuraccia, però sicuramente non è stato affatto un bel segnale, eufemisticamente. Era la prima gara ufficiale, c'era comunque attesa, poca gente allo stadio, circa 2000 spettatori. Adesso tocca la società, tocca la società, perché restano soltanto una ventina di giorni a qui alla fine del mercato, anche meno, perché chiuderà il 30 agosto alle ore 20. Bisogna innervare la squadra in tutti i reparti, lo stiamo dicendo dall'inizio diciamo del calciomercato, dallo scorso primo luglio. C'è una novità di cui si era parlato già nei giorni scorsi, siamo allo scambio dei documenti con il Crotone per lo scambio tra Colai e Crialese. Colai si trasferisce al club calabrese, un attaccante classe 99, arriva a Proda al club biancazzurro un terzino sinistro Crialese, Carlo Crialese, classe 92, 32 anni ancora da compiere, c'è insomma una grande esperienza sicuramente in Serie C, circa 300 presenze, ha anche vinto due campionati nel 2019 con l'Entella dalla C alla B e poi si è ripetuto col Perugia nel 2020-21. Andrà a formare Crialese la coppia di laterali Mancini insieme con Moruzzi, però insomma non basta solo questo rinforzo. Tu, Massimo, hai sempre sottolineato in questi giorni, proprio è questa notizia che hai appena dato, peraltro è una conferma più che una notizia, hai sempre sottolineato il ritardo, no? Questa parola l'ho sentita riecheggiare più volte, anche se in casa del Pescara ti veniva un po' contestata, un po' smentita. Confermi che sono loro in ritardo? Sì, è in ritardo evidente, perché se andiamo a rianalizzare la partita di ieri, questo emerge nella sua interezza, il ritardo. Insomma, il Pineto è molto più avanti rispetto al Pescara, il Pineto che presumiamo non farà insomma un campionato di vertice, una squadra che è stata allestita con criterio dall'ottimo DS Marcello Di Giuseppe, però insomma tra Pescara e Pineto è chiaro che ci si aspetta dal Pescara un campionato all'avanguardia, ma con questi presupposti sarà difficile anche quest'anno. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però insomma mancano diverse pedine per rinforzare la squadra, squadra che in questo momento dal punto di vista delle caratteristiche non sembra particolarmente congeniale al 4-2-3-1 che è il marchio di fabbrica dell'allenatore, quindi c'è anche un problema di sistema di gioco, di modulo, di disposizione tattica. Insomma, la palla adesso davvero passa alla società. La società deve sicuramente rinforzare, lo deve fare presto, perché il Pescara deve essere credibile sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro c'è un appuntamento relativamente a breve, insomma, quindi... Sì, tra l'altro il campionato è alle porte, perché restano, oggi è 12 agosto, restano 11 giorni soltanto al debutto in campionato. Ci sarà subito una trasferta difficile contro una squadra retrocessa dalla B, la Ternana. Si giocherà, lo ricordiamo, venerdì 23 agosto alle 20:45, Ternana Pescara.